l'assessore provinciale alle politiche sociali, Franco Gentile, buongiorno e nuovamente grazie. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. E allora, in quel di Mottola ieri avete tenuto un comizio abbastanza infuocato per sottolineare come la situazione si stia facendo drammatica su due versanti, quello sanitario con la chiusura del nosocomio di Mottola, già destinato secondo il PAL a diventare struttura di riabilitazione d'eccellenza, ma vedremo perché le ulteriori proteste, e poi sulla delicata situazione delle cartelle pazze. Partiamo dalla situazione sanitaria. La situazione sanitaria, abbiamo deciso di fare un comizio, non perché siamo convinti che l'argomento è abbastanza delicato, e che merita di essere approfondito in tutti i suoi aspetti. Il comizio nasceva dall'esigenza di porre anche alcune, secondo me, importanti chiarimenti di ordine metodologico. Parlare di chiusura dell'ospedale di Mottola, partendo da questa asserzione, dal nostro punto di vista si tratta perlomeno di una forzatura che capiamo da un punto di vista giornalistico, mentre da un punto di vista strettamente amministrativo è molto meno capibile. Mi spiego meglio. L'ospedale di Mottola tecnicamente è stato chiuso nel 2004. Perché dico questo? Perché l'ospedale, per essere tale, da un punto di vista legislativo, di organizzazione, deve avere alcune situazioni importanti, oggettive, cioè alcune branche, chirurgia, medicina, che Mottola aveva nel 2004, che con la chiusura dell'Umberto I, il vecchio ospedale, sono venuti meno. Quindi tecnicamente l'ospedale viene chiuso nel 2004, senza voler fare polemica con chi che sia, ma per un fatto proprio di metodologia, viene chiuso nel 2004. E vorrei sottolineare come in quella data non c'è stato nessun tipo di protesta. Voglio dire, chi oggi, come dire, si è tolto il cappotto di cashmere e si è messo la divisa mimetica per fare il Che Guevara minacciando di bloccare le strade, in quell'epoca non disse nulla. Con un'altra aggravante, nel 2004 il piano fitto, senza voler fare polemiche, non prevedeva la riabilitazione, ma prevedeva solamente una lungodegenza che noi chiamiamo all'epoca l'anticamera di un cronicario. Lo dico perché la riabilitazione del piano fitto, su questo possiamo discutere se fosse giusto o sbagliato, la riabilitazione d'eccellenza la prevedeva direttamente negli ospedali per acuti, cioè negli ospedali per acuti l'ammalato, il paziente si curava e poi si riabilitava nella stessa struttura. Questo è una sorta di verità storica. Oggi veniamo ad oggi. Chi dice che nel frattempo la regione aveva 5 anni per poter fare qualcosa, indubbiamente ha delle ragioni di fondo. C'è da dire che cambiare la filosofia di un piano, immettere nuovi elementi, è comunque un lavoro difficile da fare ed è quello che è stato fatto da parte della nostra parte politica rispetto ai nostri riferimenti regionali. Si arriva ad oggi quando a 15 gennaio, in seguito al fatto che la Regione Puglia ha dovuto mettere in campo un piano lacrime e sangue di rientro, e vorrei anche ribadire con combinata risposta del fatto che il governo nazionale di fatto ha puntato non una pistola ma un kalashnikov alla tempia della regione, che o si rientrava oppure c'era il commissario. Tuttavia chi si schiera oggi contro Vendola sono proprio i sindacati, che hanno annunciato qui a Taranto la rottura delle relazioni con il management dell'ASL, e poi a livello regionale preannunciano una conferenza infuocata a cui risponderà Vendola con un intervento serio, corposo, ma la questione che oggi ha anche molta rilevanza è quella del riparto del Fondo Sanitario Nazionale. E allora, come mai assessore questa frattura proprio con i sindacati? Diciamo che quando si interviene su una materia come questa, cioè quando si razionalizza, evidentemente ci sarà un diverso utilizzo di quelle che sono le cosiddette risorse umane. È evidente che il sindacato per il suo mestiere cerca di difendere le postazioni lavorative, quindi non sono in gioco il posto di lavoro, ma sono in gioco le postazioni lavorative, sono in gioco la possibilità magari di una persona di poter lavorare nel mio nosocomio piuttosto che essere trasferito magari nell'altra parte della provincia, ed è giusto che il sindacato faccia il sindacato. Voglio dire, io sono rispettoso dell'autonomia sindacale che nell'esercitare le proprie prerogative fa questo lavoro e imposta anche un'avvertenza con management ASL. Non ci vedo nulla di scandaloso, anzi vedo proprio, come dire, la massima espressione del lavoro sindacale. Diverso è il caso però della politica. La politica in questo senso deve cercare, come nel nostro caso stiamo cercando di fare, di ottimizzare rispetto alla situazione data, dove chiaramente, come si vede bene, spazi di manovra sono
risicatissimi, non ci sono spazi di manovra per sindacare, non ci sono spazi di manovra addirittura in consiglio regionale, dove anche il consigliere regionale, che pur portando avanti rivendicazioni legittime territoriali, hanno degli spazi di manovra molto ristretti, perché, ripeto, la condanna sarebbe quella del commissariamento della sanità pugliese, che non gioverebbe a nessuno, a cominciare dai cittadini. In questo quadro in cui ci muoviamo, io mi sono mosso politicamente, abbiamo ottenuto l'assicurazione da Fiore prima che ci fosse quella manifestazione popolare, quindi voglio dire non è stato il seguito a quello, ma ben prima Fiore aveva assicurato. Lo stesso Vendola, con un suo comunicato stampa all'ANSA, ha detto a chiari lettere che morto non chiude ma si qualifica, e voglio dirlo perché qualcuno aveva dichiarato, mi riferisco a Silvio, ma anche a qualche altro esponente politico, che le parole non ci bastano, capisco. Però voglio anche ricordare ai cittadini che le fortune o le sfortune politiche di un presidente come Vendola, che ormai è quasi il leader della sinistra italiana, sono ampiamente sganciate dalle dinamiche di un dibattito importante come quello dell'ospedale di Monte. Quindi se arriva a fare una dichiarazione del genere, evidentemente bisogna vedere. A questo poi c'è stata una delibera, ed è fondamentale, chiaramente non chiude il cerchio ma lo apre, da parte dell'ASL, la famosa delibera 1104 del 30 dicembre, che chiaramente di concerto con la Regione Puglia chiarisce ulteriormente, una volta di più, che Mottola diventa centro di riabilitazione di eccellenza con un modulo di 100 posti per riabilitazione di pneumologica, cardiologica, neuromotoria e 20 posti di lungo degenza. È evidente che abbiamo una traccia di lavoro importante su cui bisogna lavorare. Rimane un ospedale pubblico? Rimane un ospedale pubblico, nel senso che c'è una joint venture pubblico-privato, una forma di sperimentazione che credo sia stata anche molto ben accettata dalla popolazione e che consente oggi, attraverso questo meccanismo, di aggirare quelle che sono le restrizioni che ci provengono dal patto di stabilità, dal blocco delle assunzioni, cioè senza questa tipologia innovativa e sperimentale non si potrebbe fare nulla, per la semplice ragione che le varie leggi, senza entrare nel ti impediscono di fare alcune cose. Che cosa significa? Detto questo, e voglio dire una cosa molto importante, durante le parti più concitate della protesta sull'ospedale di Mostra, si era sparsa una voce messa astratamente in campo, per cui chiudeva proprio l'ospedale, cioè veniva messo il lucchetto, non si erogavano più le prestazioni, diciamo, di analisi di laboratorio, raggi, radiografie, quella che sono i servizi che già l'ospedale offre, l'ospedale impropriamente chiamato ospedale offre, quella struttura offre. Questa è una falsa a prescindere dalla delibera 1104, in quanto la medicina territoriale, compreso il punto di primo intervento, non solo rimane, ma secondo quello che sono le assicurazioni che ha avuto direttamente dal management ASL e DAFIO, verranno potenziate. Quindi un punto di chiarezza importante per i cittadini, perché ti posso garantire, io che lo vivo il paese, fermarmi per strada anziani che dicevano ma l'ospedale è chiuso, non potrò fare le analisi, non potrò fare, no, questo si potrà continuare a fare e anche verranno potenziati. E allora, dicevamo, l'altra questione è quella delle cartelle pazze, cioè che cosa sta accadendo a Mottola in riferimento alla TARSU? Sta accadendo che 4.000 cittadini hanno ricevuto comunicazioni, il più delle volte non corrispondente al vero, per omessa pagamento o per denuncia infedele, cioè per non aver pagato poco, per aver pagato in maniera come dire, diversa di quelle che erano le effettive loro capacità. È evidente che se fosse un problema importante, uno, come vengono fatti questi accertamenti? Noi già l'anno scorso sollevavamo ampiamente il problema, perché lo si pose di nuovo relativamente all'anno 2004, quest'anno invece, essendo gli anni di riferimento 4, stanno arrivando le cartelle anche di 2.000, 3.000, 4.000 euro, è evidente che si pone un problema di ordine anche sociale e di ordine pubblico. Vero è che io ho scritto immediatamente una missiva al prefetto, alla dottoressa Pagano, chiedendo un intervento immediato, lo spero che lo faccia, approfitto anche nelle vostre telecamere per reiterare il mio invito, affinché ad un tavolo ci si sieda l'amministrazione, la Sogge e le parti sociali, per capire come vengono fatte questi accertamenti, cioè quali sono i criteri che vengono utilizzati. Ieri, in maniera anche ironica, dicevo se sono utilizzati i dati del catasto, se la palla magica, se è stato consultato il mago Merlino, perché voglio dire, per arrivare a emettere cartelle che non hanno nessun fondamento con la realtà. Non è un problema nuovo a Mottola. È un problema che già l'anno scorso abbiamo sollevato. Evidentemente noi dicevamo l'anno scorso che era l'aperitivo, perché era riferito un anno, e siccome il contratto sottoscritto con la Soget riguardava 5 annualità, era evidente che si sarebbe creato questo problema importante. Ora noi chiediamo di mettere bocce ferme,
Dicevo io al comizio una cosa importante. Nel nostro dibattito, soprattutto per quanto riguarda l'ospedale, la destra ha lo stesso Terlizzi. Perché la prima cosa che dice, morto la chiude, Terlizzi di apre, a parte che è parzialmente falso. Ho detto, seguiamo quello che ha fatto Terlizzi. Terlizzi ha fatto una stessa operazione di accertamento, resosi conto che questa operazione era invasiva, invadente, non corrispondente a quella che era lo spirito, cioè quella del recupero dell'evasione legittima, ma diventava una forma di vessazione verso il cittadino, ha fatto una delibera di giudice con cui bloccava queste carte, in attesa di capire come si possa agire meglio. Noi ci eravamo permessi anche di fare una proposta l'anno scorso, in virtù del fatto che abbiamo tanti nostri giovani diplomati geometri, laureati ingegneri, architetti disoccupati purtroppo, ci eravamo permessi di dare un consiglio, di costituire un team di giovani valorosi che andassero nelle case delle persone, facessero delle verifiche e non vessassero il cittadino. Avremmo ottenuto veramente il risultato di recupero laddove ci fosse dilazione fiscale e non già quello di vessarci. Voi immaginate un vecchietto di 80 anni che magari non c'ha figli, che si vede recapitare a casa una cartella di 2.000 euro, schiatta al momento. E questo, siccome è la seconda volta che roviniamo le vacanze natalizie ai cittadini, mi sembra che un punto bisogna metterlo. E soprattutto bisogna chiarire con la socia come si fanno questi vecchi. Credo che sia un fatto di civiltà giuridica, altrimenti viene meno quel rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni che è fondamentale, soprattutto in una materia delicata come quella fiscale. Questo pomeriggio Consiglio Provinciale infuocato sulla questione rifiuti campani, una questione che ha destato non poche perplessità all'interno dei movimenti ambientalisti, non poche polemiche. Un consiglio, non so se infuocato, un consiglio sicuramente interessante, infuocato vedremo oggi se infuocato. Mentre vi parlo si sta svolgendo una riunione tra i capigruppo di maggioranza in cui verrà messa a punto una linea comune rispetto ad una questione indubbiamente importante, decisiva, ma che credo meriterebbe anche di essere valutata sotto diversi aspetti. È vero che i comitati spontanei di ambientalisti pongono dei problemi oggettivamente importanti, però non bisogna mai scordarsi, non dico purtroppo, che il rifiuto al pari di questo foglietto di carta è considerata dalla legislazione soprattutto europea merce. Quindi come tale va trattata e all'interno di questo contesto giuridico che noi ci troviamo a muovere. Dopodiché credo che non bisogna nemmeno dimenticare che le tre imprese che oggi stanno smaltendo con fatica, perché quelle che stanno arrivando a dimostrazione anche della bontà evidentemente dei controlli, hanno vinto una gara d'appalto, quindi voglio dire si sono assicurati tra virgolette un diritto, perché la discarica deve di mestiere, voi fate televisione, fate programmi televisivi, la discarica di mestiere deve prendere rifiuti, cioè non c'è. Certo. Quindi all'interno di questo contesto bisogna muoverci. Quindi se è vero che questo è il contesto, quello che può fare l'istituzione, la provincia, la regione, è quello di rendere i controlli assolutamente importanti, in modo da evitare che arrivi qui rifiuto non controllato, rifiuti che magari produca più danni di quello che normalmente dovrebbe fare. Detto questo è evidente però che bisogna rivedere tutta la politica dei rifiuti, dopodiché noi, lo dico... La maggiore interlocuzione con la regione per quanto riguarda gli ampliamenti. È evidente, dopodiché bisogna dire, noi come provincia di Taranto in 6 anni non abbiamo autorizzato una discarica, abbiamo subito un ampliamento, e le discariche ce le siamo ritrovate, per cui... È veramente paradossale, per non usare altre parole. C'è da dire anche che dopo la sentenza del TAR, questo è onor del vero, che dava ragione alla discarica Vergine, la provincia non ha bloccato il tutto rivedendo l'iter, perché la sentenza appunto demandava le competenze alla provincia, sottraendole alla regione, ha immediatamente, dopo 2 giorni, nei primi di dicembre, dato autorizzazione al... Io voglio essere sincero, alle deroghe. Voglio parlare veramente in maniera tranquilla. Le discariche oggi sono un fenomenale strumento economico. Posso garantire ai cittadini che ci stanno seguendo che quando si va a affrontare un giudizio al TAR, i proprietari fiscali normalmente arrivano con equipe, team di avvocati amministrativisti che nella peggiore delle ipotesi fanno a pezzi quelli che sono i provvedimenti amministrativi. Voglio dire, ora, senza entrare nel merito, anche la legge regionale, quella sulle discariche, è stata fatta a pezzi assolutamente dal TAR di Lecce. A dimostrazione che è una materia molto delicata, complicata, in cui, voglio dire, lo dice uno che ha fatto parte per anni dei movimenti, abbassare questa, come dire,
legittima aspirazione a voler bloccare tutto, e tenendo conto del contesto giuridico in cui ci muoviamo ed essere più pragmatici in questo senso, probabilmente aiuterebbe maggiormente il territorio. Dopodiché la Bassanini, come ben sapete, prevede anche un diverso livello di competenza, per cui alcune volte il dirigente, torto conto attraverso interpretazioni estensive della norma, si ritiene in diritto, soprattutto ritiene non dover rischiare in proprio negando alcune situazioni. Questa è la verità. Dopodiché vi posso garantire che arrivano in provincia, in regione, atti ingiuntivi ogni minuto di eventuali situazioni che si vogliono mantenere. Ed è rimasto a me impresso un fatto. All'inizio della mia carriera di consigliere provinciale bloccammo per un periodo l'attività di una discarica, non faccio il nome. E arrivò alla provincia la richiesta di un, lo porto come esempio di quello che significa un risarcimento danni per 170.000 euro al D per attività non espletate. Cioè immaginate se... Questo dire, è il business, questa è la misura. Questa è la misura in cui ci dobbiamo... E in questo senso credo che l'unica cosa seriamente che si possa fare in questo momento è consentire ai controlli di essere importanti. E poi vedete che questo ha consentito di fatto di smaltire molto meno... Cioè a Napoli sono incazzati per come ci si sta comportando qua, perché loro pensavano di poter smaltire molto più rifiuti. In effetti l'applicazione metodologica, sistematica di quelli che sono stati gli accordi sta portando in effetti a portare in pure molto meno rifiuti di quelli che normalmente arrivano, perché questo ha fatto clamore, ma vi posso garantire che quella discarica arriva altri rifiuti da altre parti che fa molto meno clamore. Certo, la vicenda napoletana, la vicenda nazionale, la vicenda che crea clamore e crea tutto questo battaggio, ma là i rifiuti ci arrivano lo stesso. È vero. E allora... Passiamo al suo settore di competenza, brevemente, politiche sociali, che cosa sta facendo la provincia e che cosa ha intenzione di fare in questo 2011? La cosa di cui andiamo fiero, abbiamo fatto ultimamente, abbiamo istituito il servizio di trasporto dei disabili in scuola superiore, un lavoro credo molto importante sulla città di Taranto, è già partito dall'inizio di dicembre, abbiamo colmato una lacuna che esisteva da diversi decenni, in cui c'era un rimpallo di competenza tra provincia, ASL e comune, francamente scandaloso, perché alla fine chi ne diceva documento era il disabile che non riceveva il servizio. Abbiamo posto termine a questo. Le prospettive chiaramente saranno legate a quelle che è la possibilità economica di agire. Sappiamo tutti che ci muoviamo in un quadro economico assolutamente deficitario, in cui ci sono dei tagli verticali pesantissimi. Su questo ci dobbiamo agire, abbiamo dei progetti in cantiere, spero che grazie anche al vostro aiuto, alla vostra solidarietà televisiva potremo dialogare con i cittadini. Che come non è mancata nel passato non mancherà nel futuro. Allora ringraziamo per questa chiacchierata a tutto tondo l'assessore provinciale alle politiche sociali Franco Gentile, e noi chiaramente ringraziamo soprattutto voi telespettatori che ci avete seguito anche in questa occasione. Vi lasciamo con la nostra programmazione. A voi tutti buon proseguimento di giornata.